Eccoci qui, brava gente, buonasera, buonasera, brava gente. Perdonate il ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. E stavo venendo da Agerola per la presentazione del libro che c'è stata nel comune di Agerola e ora ci siamo. Ecco, c'è una zona che non prendeva e Emiliano e la sua compagna mi hanno invitato a cena e quindi sto con loro, brava gente. E Emiliano, allora, Buonasera alla perdonate il brava gente. ritardo, gli ho spiegato che il tratto da Gerola ad Amalfi non prende bene, noi stiamo qui ad Amalfi, è zona di Sì, Amalfi zona di questa, Amalfi. è zona di Amalfi, giusto? Eccoci qua, però non potevo mancare, perdonate il ritardo. Ma non sapevo che c'è tutto un tratto della costiera dove davvero non prende e quindi abbiamo superato il tratto dove finalmente prende e ho detto vabbè adesso sediamoci così almeno intanto ci cucinano qualcosa e poi se no stasera non ceniamo nemmeno. E avanti, avanti, eccoci qua. Emiliano, metti qua. Buonasera alla brava gente e Gente. ben trovati. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Eccoci qua, brava gente. Allora, come state intanto? Stasera devo ringraziare Emiliano e Novella che mi hanno invitato a cena e andiamo avanti perché questo Vangelo ci dice una cosa straordinaria. Ci dice intanto che per ognuno c'è una possibilità nella vita. È bellissimo come il Signore davvero faccia vedere plasticamente che alcuni li chiama al mattino, che alcuni li chiama a mezzogiorno, che alcuni li chiama tardo pomeriggio, ad indicare che davvero per tutti c'è una possibilità nella vita. Non dobbiamo scoraggiarci. Due, dobbiamo pensare anche un'altra cosa che questo Vangelo ci fa riflettere, e cioè che siamo diversi. Siamo diversi, non siamo tutti uguali per il Signore. C'è quelli che chiama a mezzogiorno, c'è quelli che chiama il pomeriggio, c'è quelli che chiama la sera e questo è straordinario. Cioè il Signore ci dice siamo diversi. E noi a volte vogliamo sempre un mondo omologato, tutti uguali, se qualcuno si comporta diversamente e allora lo guardiamo con sospetto. No, Gesù non è così. Ed infine una terza considerazione che vorrei fare con voi su questa bellissima pagina di Vangelo è che la grazia di Dio, ecco, arriva in ogni momento della giornata.
Cioè, ogni ora della giornata, il Signore è come, a volte quando vedete questi magazzini aperti, no? 24H, no? C'è un service 24H. Bene, il Signore è con noi 24H, non è che dice si scoccia, c'è un momento che si distrae, no, è attento a ciascuno di noi 24H, cioè ci dice, guardate, per me siete importanti e io sto attento, cerco di stare attento a ciascuno di voi e mi affaccio nella vita dell'uomo in ogni momento della giornata. Perché siete importanti, perché siamo importanti. E poi c'è un altro aspetto, che invece il Signore ci chiama a prendere coscienza. È un aspetto che a volte divide, è un aspetto che a volte è deleterio, un aspetto che a volte fa fare follie, ed è la gelosia dell'uomo. Perché la finale del Vangelo mette in luce che c'è un sentimento molto importante nella vita di ognuno di noi, e che a volte è la gelosia. E la scenata che questo fa, questo operaio fa, dice: ma come, io ho lavorato 24 ore e mi dai, che ne so, tot di stipendio, tot di paga. Quello ha lavorato 3 ore e tu gli hai dato la stessa paga mia, no? Cioè, com'è? Beh, è una scenata di gelosia, questa si chiama, no? Perché se con il primo ha pattuito tot e gli ha dato tot, beh, la vita è tranquilla, no? E quindi un sentimento che può emergere, e il Signore ci dice: state attenti su questo sentimento. Cioè, che c'è, è normale, che la nostra vita è fatta così, no? Ci sono diversi sentimenti belli e diversi sentimenti che non ci piacciono, però che abbiamo. Però il Signore ci chiede di dominarli, E questo è il lavoro che il Signore invita a fare quando dice così. Lavorate nella vigna del Signore. Io dico sempre che la prima vigna è la nostra umanità, è lì che si lavora per primo. Poi, se riusciamo a lavorare bene sulla nostra vigna, lavoreremo bene anche nell'altra vigna, va bene? Ci sentiamo, brava gente, andiamo avanti. C'è una lettera molto bella che mi è arrivata e che vorrei sottolineare con voi, una lettera di un insegnante che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere, brava gente. E tu, Renzo, in questo periodo ci arrivano tantissimi programmi scolastici sul bullismo. Dice, però il primo territorio dove lavorare sul bullismo è la famiglia. Se a volte non riusciamo a dare indicazione alle famiglie, e a volte sono aggressivi anche con gli insegnanti. Ecco, io credo che questa lettera meriti attenzione, questa riflessione che ho fatto con voi meriti attenzione, e voglio sapere da voi che ne pensate sul fatto che a volte i genitori sono aggressivi con gli insegnanti e sul fatto che a volte è molto importante che i genitori inizino a dire no ai figli, ad educarli, no, al rispetto degli altri. Così, anche nei commenti lo potete scrivere, va bene? Mi fermo qui, brava gente. Lunedì la prossima puntata, il posto già l'ho messo, tanto ho visto che avete subito capito su che cos'è, su Matera, su questa terra straordinaria, e avanti, avanti. Quindi lunedì vi aspetto, sabato mattina lo sapete, digiuno dialogo alle 8:20, e invece lunedì ore 15:10 per l'altro appuntamento in cammino, Andiamo avanti? Forti? No, io dico sempre forti, 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 Però vorrei sapere da voi, e me lo dovete scrivere. Siamo forti? Siete forti? Sì o no? Lo voglio sapere da voi, Intanto, mentre voi scrivete le risposte, c'è un saluto stasera. Annali, auguri per il suo... Dove sta? Annalisa, che fa 58 anni. Annalisa, ogni bene. Auguri per il suo cammino a Matteo Bonamico, giovane seminarista della provincia di Avellino, che è il cugino di Emiliano. E quindi c'è un cugino seminarista Emiliano. Ah, non lo sapevo. Bravo ragazzo. Bravo ragazza. Bravissimo, bravissimo ragazza. Matteo. Novella, tu lo conosci? È una sorpresa. È una sorpresa? Da poco è entrato in seminario. Ah, allora preghiamo per questa Matteo. Giovane vocazione, Matteo, che il Signore faccia crescere
e faccia diventare santo sacerdote, bravo sacerdote. Se non siamo santi, ma almeno bravi, no? E avanti, avanti, avanti. Annalisa ha 58 anni e non novello, sono d'accordo con questi giovani, non tutti, ma bisogna avere più fede e educazione, giusta, ecco un commento, leggevo. Noi brava gente siamo forti, Liliana, ecco qua. Paola, fortissima, ha scritto Paola, siamo fortissimi. Rosalia invece che ha scritto, fortissimi, allora sempre forti, mai arrendersi, Pina, va benissimo, Alfonso che ha scritto forti, Michela vuole, che ha scritto a volte sono forte, a volte un po' meno, però avanti, giusto, ci provo a essere forte, mi sto impegnando molto, brava, chi era questa qui, bravissima, fammi vedere chi era, dove sta, Carmela, eccoci qua, eccoci qua. Allora avanti brava gente, vi lascio, perché voi non ci crederete, ma è arrivato come si dice, il primo, sono delle piccole montanare, eccole qua. E avanti, allora ci lasciamo brava gente, sembra una preghiera vicendevole, e la pagina del Vangelo è straordinaria oggi, merita davvero tanta attenzione, il Signore vuole illuminare il nostro cammino, forti, 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 Buonasera brava gente, per chi si affaccia domani, buona giornata brava gente, mea culpa, perdonate il ritardo, va bene? Forti, mi raccomando, condividete, questo già lo fate, andiamo avanti, andiamo avanti.